Buongiorno a tutti. Mettiamo mano oggi a un esercizio che sembra molto molto semplice, però che crea dei problemi e molti dei miei studenti purtroppo non sono in grado di farlo, non riescono a farlo, fanno molta molta fatica. Quindi noi lo affrontiamo in C++, però il problema non è il linguaggio, ma è l'algoritmo, cioè capire come risolvere il problema. L'esercizio è: dati due numeri, trovare l'MCD, il massimo comune divisore. Quindi, se i numeri sono, che ne so, 40 e 25, qual è il massimo comune divisore tra 40 e 25? 5. Ma come faccio? Cioè, noi lo sappiamo, sappiamo cos'è e lo sappiamo trovare. Ma qual è il procedimento per trovarlo? Allora, in internet, se andate su un qualsiasi motore di ricerca o ancora più facilmente adesso lo chiedete all'intelligenza artificiale, sicuramente avete una risposta immediata. È un algoritmo magari molto efficiente e bellissimo, ecco. Però secondo me quello che serve è arrivare noi alla soluzione del problema, cercare di capire noi come andare a risolvere questo problema. Magari implementando qualcosa di un po' meno efficiente, ecco, di quello che potrebbe essere, ma ci siamo riusciti perché l'obiettivo è quello di capire come andare appunto a trovare la soluzione, progettare l'algoritmo. Perché di questi problemi, questi tipi di algoritmi molto semplici alla fine, è pieno internet, quindi alla fine se non lo sappiamo fare, andiamo a cercarlo e qualcuno la soluzione ce la dà in un battibaleno. Quando però, come dico io ai miei studenti, saremo noi e il computer, nel mondo del lavoro, o un esame anche, ancora prima, e dovremo risolvere un problema, e non ci sarà ChatGPT, non ci sarà il motore di ricerca, dovremo noi far girare le nostre rotelline e inventarci qualche cosa. Quindi buona norma è cercare di cominciare a farlo subito e il prima possibile. Quindi, mano al foglio di calcolo. Prendiamo due numeri, numero 1 e numero 2, e ho ipotizzato 20 e 10. Allora, qual è il massimo comune divisore? Ad occhio voi mi dite, beh, 10. Ok? Quindi possiamo già dire che se noi verifichiamo, dati due numeri, che il resto della divisione tra il primo e il secondo è 0, che è come dire il secondo, il maggiore, scusate, non il primo e il secondo, il maggiore multiplo del secondo, del minore, il minore è già il massimo comune divisore. E questa è la prima cosa. Quindi qua possiamo dire, ok, mettiamoli in ordine, siamo sicuri che di avere un maggiore o un minore, perché io non so quale sarà l'input dell'utente. Poi verifico subito se il maggiore multiplo del minore l'ho già trovato, l'MCD. E sono a posto, e questa è la parte facile. Ma se non fosse così, quindi prendiamo ad esempio questi altri due numeri, 20 e 16, mi sposto ancora un pezzettino, 20 e 16, 20 diviso 16 non ha come resto 0, ha come resto 4. E quindi cosa devo fare? Il massimo comune divisore, lo sappiamo qual è? 4, giusto? Ma come facciamo a trovarlo? Allora, possiamo adottare un procedimento, che è un procedimento di ripetute divisioni. Se io prendo il minore, cioè il 16, e comincio a dividerlo, cioè, l'obiettivo è andare a trovare il divisore di 16 e vedere se quello maggiore è divisore anche di 20. Ma come faccio a trovare il divisore di 16? Beh, prendo il mio numero 16, qua ho fatto la mia tabellina, e comincio a dividerlo per tutti i numeri che vanno dal 15, diciamo al 2, perché ovviamente 16, il numero stesso, e 1 sono divisori. Quindi comincio a prendere il 15. 15 è divisore. No, infatti, 16 diviso 15 fa 1 col resto 1.
decremento, passiamo al 14. 16 diviso 14 è divisore? No, perché resto 2. 16 diviso 13 è divisore? No, perché resto 3. 16 diviso 12 è divisore? No, perché resto 4. 16 diviso 11 è divisore? No, o resto 5. 16 diviso 10 è divisore? No, o resto 6. 16 diviso 9 è divisore? No, o resto 7. 16 diviso 8 è divisore? Sì, perché 8 per 2 fa 16 e o resto 0. Quindi ho trovato il primo divisore di 16, il maggiore. Devo verificare se a questo punto, se 16 è anche, scusate, se 8 è anche divisore di 20. Non lo è. E allora vado avanti. Quindi procedo e faccio 7 diviso 16, divisore no perché resto 2. 7 per 2 è 14, al 16 2. 6 è divisore di 16, no. 6 per 2 è 12, resto 4. 5 divisore di 16, no. 5 per 3, 15, resto 1. 4 divisore di 16, sì. 4 per 4, 16, resto 0. E ora vado a vedere. 4 è anche divisore di 20, sì. E mi fermo, ho trovato l'MCD, il massimo comune divisore. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a verificare, a trovare i divisori del numero inferiore, del numero più basso, e verificare, partendo dal maggiore ovviamente, se sono anche divisori del numero maggiore. Se lo è, abbiamo trovato l'MCD. È stato un po' lungo questa introduzione, ma l'obiettivo è capire come risolvere il problema. Ora che l'abbiamo fatto, dobbiamo tradurlo in linguaggio di programmazione. Quindi mettiamo mano al nostro code blocks. Quindi chiediamo anzitutto all'utente due numeri, quindi prendiamo int num1, anzi non li faccio chiedere all'utente, sono un po' pigra, siccome il mio obiettivo è proprio creare il programmino per trovare l'MCD, li inizializzo proprio con l'esempio che ho fatto. 20 int num2 uguale 16. Poi, per carità, io li ho messi già in ordine, num1 più grande e num2 più piccolo, però verifichiamolo, d'accordo? Eventualmente scambiamo due valori, quindi if num1 minore di num2, cosa dobbiamo fare? Lo scambio di due variabili, quindi ricordiamoci, variabile temporanea, temp, quindi temp uguale num1, num1 uguale num2, num2 temp. E così siamo sicuri che scambio il valore in modo da avere sempre num1 maggiore di num2. Ora cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che verifichiamo, perché se per caso num2 è già divisore di num1, l'abbiamo già trovato. Quindi facciamo subito, possiamo anche crearci, creiamo int resto e vediamo se poi. Ok, vediamo, quindi facciamo resto uguale num1 tratto num2. Quindi abbiamo if resto uguale 0 e siamo già a cavallo, quindi possiamo dire già cout, anzi, dichiariamola qui una variabile int mcd e qui facciamo così, mcd uguale a num2.
2 non me lo prendeva perfetto. Altrimenti dobbiamo cominciare ad andare a lavorare. Quindi cosa abbiamo detto che facciamo? Dobbiamo andare a cercare i divisori di num2 e quando lo troviamo verifichiamo anche se è divisore di num1. Quindi possiamo fare un ciclo for int i uguale a 0. Anzi, lo facciamo al contrario perché passiamo i divisori, cominciamo da num1, scusate, da num2 fino a 0. Quindi i uguale a num2 meno 1, perché abbiamo già verificato che questo non dà resto 0. Quindi lo facciamo fin tanto che i è maggiore di 1 e poi facciamo i meno meno. Ok, dovrebbe funzionare. Allora apriamo il nostro ciclo fora e qua facciamo resto uguale a num2 modulo i. Quando abbiamo resto 0, if resto uguale a 0, dobbiamo verificare che sia anche resto di num1. Quindi se resto 0, dobbiamo verificare if, possiamo fare così, quindi num1 per 100. È sempre per 100 i, se anche questo uguale a 0, allora abbiamo che l'MCD uguale a punto e virgola. Allora ripiroghiamo e guardiamo. Qua adesso questo è cerco i divisori di num2. Quando trovo un divisore di num2, controllo se è divisore num1. In questo caso l'MCD uguale a i. A questo punto è inutile procedere oltre e dobbiamo interrompere il nostro ciclo for e quindi facciamo un bel break. Break, eccolo qua, punto e virgola. Allora vediamo, sono nell'else, lo chiudo qui, il for lo chiudo qui, dovrebbe funzionare. Adesso usciamo e facciamoci out. MCD, due punti, andiamo anche a capo, end, punto e virgola, e vediamo se ci sono degli errori logici o di sintassi, e in caso li sistemiamo, quindi run, MCD 0, quindi sicuramente c'è un errore, e adesso lo andiamo a correggere. Allora, anzitutto un errore è questo, perché qua il resto è il percento, non il diviso. Qua è corretto, l'altro errore è la posizione del break che non ho messo nel for, mentre ovviamente non è nel for ma all'interno dell'if, cioè io interrompo il ciclo quando si verifica questa condizione, se no mi veniva interrotto subito. Quindi dovrebbe funzionare questo, un cout che in realtà non mi serve. Dovrebbe funzionare. Ora proviamo subito a mettere 20 diviso 4, così dovrebbe essere la prima condizione e lo troviamo subito. L'MCD dovrebbe, perfetto, 4. Adesso facciamo 20 diviso 16, va bene, che dovrebbe risultare ancora MCD 0 e invece c'è un errore.
E l'errore è sempre questo break, che sbaglio sempre a metterlo, è qui. Perché se no mi interrompe quando va a trovare l'altro. Rifacciamo, vediamo, run. Eccole che è MCD4. Proviamo con altri numeri, quindi 50 ci mettiamo, anzi facciamoli al contrario, mettiamo 50 qua e qua ci mettiamo, che ne so, mettiamo pure il 20. Ok, massimo comune divisore, ci aspettiamo che sia 10 e ok, dovrebbe funzionare tutto. Allora, che errori avevo commesso? Beh, a parte questo che avevo messo fratto invece del percento per il resto, l'errore era la posizione di questo break. Il break va posizionato quando io verifico che il divisore di num2 sia anche divisore di num1, quindi all'interno proprio di questo if. Controllo se è divisore anche di num1 e allora interrompo il ciclo. Quindi interrompo ciclo for perché ho Perfetto, questo è un modo per andare a trovare l'MCD. Guardate che non è assolutamente il migliore, anzi fa un po' schifino, ce ne sono di molto più efficienti, però quello che mi interessava è andare a lavorare all'algoritmo, quindi far girare quelle che io definisco le rotelline grigie. Prossimo esercizio, non so se comunque a brevissimo. Sarà l'MCM minimo comune multiplo.